Salve ragazzi, siamo al... Io te lo ricordo il nome? Ichijoji. No, è il parco, il nome del parco. Ah no, il nome del parco no. Ichi qualcosa, praticamente dove era venuto Marco Togni. Ed è uno spettacolo unico. Adesso non sappiamo dove siamo. Ma è gigantesco sto parco. Oh, che bello ragazzi. Si respira proprio un'atmosfera di tipica giapponese anni 800. Tipo prefettura, è una prefettura, bellissimo. Andiamo a vedere un po' il laghetto. Inokashira Park. Ah, Inokashira. È bellissimo. Ah, che figata! Che bello ragazzi! Devo dire che rispetto a Shinjuku qua si soffre meno il caldo e l'afa. Neanche un confronto, perché più che altro ci sono case più piccole. E dunque si respira di più. Adesso c'è un ponte che ti fa attraversare il lago. Ah, ma lo spettacolo, cavolo! Ma dai! Sembra neanche di essere... Mamma mia, ragazzi! No! Oddio, che bello! Guardale! Perché gli puoi dar da mangiare! Quanto grandi sono! Puoi dar da mangiare, mi sa! La fontana! Hai visto che bestia? Sono giganti! Che pesci, che cosa sono? Cioè non sembra neanche di essere a Tokyo qua. Beh ragazzi, è uno spettacolo, sul serio. Cioè, se ti guardi intorno... Cosa? No, sei filmato la sua. Sì. Se ti guardi intorno non sembra neanche di essere a Tokyo. È un mondo completamente a parte, cioè, guardate, non vedete niente, solo verde, bellissimo. Eccoci ritornati ragazzi, adesso stiamo cercando di... Ah, eccolo lì il tempio. Adesso non si vede tanto bene, a destra, bisogna andare a destra. Tipo lì su c'è un ristorante, immerso nel verde. Vi dico, io sono rimasto sconvolto. Quando ho guardato il video di Marco Togni, sembrava sì... un parco figo, nel senso immerso nel verde, ma non così. Qua sembra di essere dove? In un'altra città, in un altro mondo. È bello che a quanto? 10 minuti dalla stazione di Kichijoshi? Cioè non è che è lontano anni luce. No, e c'è dalla stazione di qua a meno. No, infatti. La stazione di Shinjuku è sarà 20 minuti, 30 minuti. Un quarto d'ora. 20 minuti. E sembra di essere impossibile. A Shinjuku e nei grandi quartieri si è immersi praticamente nei grattacieli. Qua nel verde. Poi ci sediamo là. No, ma ti rendi conto che pesci? Ma sono giganti, cavolo. Cioè, hanno una bocca che è impressionante. Ci guardavano tutti i pesci praticamente. Sì, fa paura. Ah, forse puoi dargli da mangiare, non c'è scritto niente. Cos'è quello là? Cosa? Cosa c'è? Dov'è? È così. Ah! È tipo una casetta. Con questo obiettivo non posso fare tanto zoom, dovrei toglierlo. Ma chi se ne fotte? Adesso andiamo verso il tempio. Ragazzi, non parlo tanto perché voglio farvi godere proprio. Oh, guardate che figata anche questa qua.
Qua secondo me è il vero Giappone. Sì. Se uno deve girarlo, farlo in questi parchi qua è fantastico. Ti rendi più conto di sì. Dove sei, no? Perché le grandi città. No, infatti. Anche... abita veramente qua, non so, ci sono case. E sopra lì può darsi. Ah, i bagni, vedi? Guardate che fighe le macchine giapponesi, sono strette e alte. Questo non si capisce. No, vabbè, è troppo bello. Guardate. In Okashira. Guardate anche con i pezzi di legno in mezzo. Bellissimo. E c'è sto pontello rosso che praticamente porta nel tempio. Bellissimo. Beh, uno spettacolo. Sto purificando l'anima, ragazzi. Il cuore, adesso. Il cuore. Bisogna prendere un po' d'acqua. Credo almeno. Sulle mani, no? Sì, sulla mano. Poi l'altra. Magari lo stiamo facendo anche sbagliato, no, però. No, infatti. Che mi purifico anch'io il cuore. Ma che bello. È bellissime queste robe. Queste usanze sono fantastiche. Adesso facendo il giro. Si entra, ragazzi. Aspetta, aspetta. No, non volevo andare. Questi qui sono i bigliettini. No, come si fa? È quello che so da Marco Togni, ovviamente, perché sennò io sono un negato. Che ognuno scrive praticamente mettendo i propri desideri. Beh, ragazzi, è uno spettacolo sul serio sto coso. Guardate anche le rifiniture del tempio. Dopo la sua messa, vediamoci qua e facciamo. Sì, sì. Che cosa? Cioè. No, ma bellissimo. Anche qua, no. È un bruco. Un bruco giapponese. Fantastico. Ah, e qua si dovrebbe suonare la campana. E questi qui sono anche tipo desideri, credo. Tipo questo qua, popcorn. Bellissimo. Pace nel mondo. Fantastico. Qua. Pace mondiale. Sono campana gigante. Con la corda che si dovrebbe suonare, ma meglio che non faccio niente, se no non si sa mai. Fantastico, ragazzi. Chiudo e ci vediamo dopo. Ciao!